Buongiorno, mi chiamo Silvia Giacomin, ho 61 anni e vengo da un piccolo paesino della provincia di Varese. Io ho fatto un impianto, ho fatto degli impianti sopra, avevo un ponte 13 anni fa, ma non è mai stato su. Ogni due o tre volte all'anno dovevo tornare dal mio dentista che me lo ricementava, avevo sanguinamento alle gengive e piano piano questi impianti se ne sono andati. Alla fine sono rimasta praticamente senza denti. Ho provato a guardare un po' dappertutto e nessuno voleva farmi questo lavoro, volevano mettermi tutti da dentiera. E un po' a tutto, perché uscire a cena era diventato difficoltoso, perché comunque i denti non stavano su, avevo sempre male e sorridere un po' difficoltoso, perché comunque quelli sotto si muovevano, quelli sopra non stavano su e cercavo sempre di coprirmi, insomma, di non farmi troppo vedere. A dover decidere in 3 giorni se mettere la dentiera o se venire qua, perché i miei denti non stavano su più. Io ero senza denti, sono arrivata qua con il cookie dent. E sinceramente un po' di ansia, un po' di paure. Poi quando sono arrivata qui mi è passato tutto, insomma, è stato tutto molto bello. Comunque ho fatto 6 impianti sopra, 6 sotto, ho fatto impianto endosseo e ripeto. Tutti mi dicevano che non si poteva fare, cioè io sarei dovuta andare via da un altro dentista, ma tanti altri dentisti con la dentiera. Io già da quando ho messo i provvisori mi sono sentita un'altra, perché sono finalmente tornata a casa con questo sorriso che tutti pensavano fossero già definitivi da quanto belli erano. E ho cominciato a mangiare, a sorridere, a uscire in compagnia e adesso che ho messo il definitivo è ancora meglio. Tornare a sorridere, a vivere, a far vedere i denti a mia nipotina che mi metteva le dita, continuava a dire: Nonna, metti quelli giusti, che qui si vede lo spazio. Tornerò a fare la mia vita, la mia vita.